Pordenone punta tantissimo sul settore giovanile. Qui da Aldemarchi si sta facendo, un lavoro importante proprio in ottica futura. Che tipo di commento può fare a riguardo? Consideriamo che già nei campionati nazionali li stiamo affrontando nel miglior modo, non diciamo come i livelli della prima squadra che sta facendo delle cose importanti, ma nella Berretti siamo nella piena zona playoff per giocarsi magari qualcosa di importante con una squadra estremamente giovane, che siamo una delle poche che è al primo anno, quindi con i 98 e anche con qualche 99 che ha già partecipato al campionato. Gli allievi nazionali hanno trovato un momento un po' di difficoltà, però si sono rialzati bene ultimamente, e chiaramente i giovani nazionali hanno fatto una parentesi di più di qualche mese fra le prime tre. Ora magari per qualche infortunio o altro diciamo che il risultato è venuto un po' meno, anche se la qualità del gioco espressa nelle gare contro l'Udinese, il Padova e altre è stata notevolmente alla pari e ci ha dato un grosso orgoglio per continuare a lavorare in una certa maniera. Nella parte invece dei più piccolini c'è una grande attenzione e un grosso lavoro con l'inizio dei campionati questo fine settimana. In questi due mesi di pausa non c'è stata per noi pausa, perché abbiamo avuto l'intelligenza, diciamo, di poter sfruttare un momento di pausa dei campionati per giocare con altre squadre professioniste e per provare quindi dei confronti in tutto il nord-est, e questo ci ha gratificato, che ci ha fatto vedere un po' di essere, diciamo, messi a un buon livello con i confronti con le altre realtà professionistiche del territorio. Mi pare che il presidente Lovisa abbia dato un input abbastanza risoluto, no? nel cercare di ottenere il meglio dal settore giovanile. Certo, diciamo che l'input è stato dato da lui, da mister Tedino, che avendo lavorato a livello giovanile nei primi anni in cui allenava e poi avendo fatto un'esperienza estremamente importante con la nazionale, quindi con l'Under 17, quindi ha potuto anche vedere il calcio europeo, hanno portato delle idee dove l'obiettivo principale è essere estremamente propositivi nel calcio con tutte le squadre, quindi la ricerca del risultato è una conseguenza delle qualità che abbiamo in campo, però la ricerca di proporre calcio in una certa maniera, quindi in fase offensiva, diciamo è seguito anche nel settore giovanile fin dai primi passi. Questo è un po', diciamo, il nuovo che vogliamo proporre e vogliamo avanzare. In base alla sua esperienza, qual è che qualità ha il materiale che avete a disposizione? Cioè, ci sono potenziali giocatori? Insomma, già quest'anno il Pordenone è riuscito nell'arco di questa stagione a dare dei giocatori a società professionistiche di Serie A, e che è sicuramente una situazione di vanto, e che vuol dire che insomma certi giocatori in quelle vetrine hanno continuato a farsi notare. Prendiamo Ferrazzo, la Sampdoria, che un po' tutti ne parlano, è stato messo anche nella top 11 degli allievi nazionali, e questo ci inorgoglisce. Quello che abbiamo in casa in questo momento sarà lo stesso qualcosa di importante, perché insomma settimanalmente ci vengono a vedere le nostre gare osservatori e scouting di Serie A, di allievi, di Berretti e dei giovanissimi nazionali o 2002. Penso che entro fine stagione riusciamo a poter far fare esperienze di alto livello anche più di qualche altro giovane. Ci sarà anche qualcuno che in ottica prima squadra potrebbe far utile, potrebbe far comodo a mister Tedino. Già in settimana spesso chiama più di qualche ragazzo della Berretti, e questo è un segno importante che vuol dare la società. Insomma, Parpinelli negli ultimi mesi e mezzo non l'abbiamo praticamente mai più visto nella Berretti, questo capito. Diciamo siamo estremamente contenti di continuare a non vederlo nelle squadre giovanili, perché più sta su più è un orgoglio ed è un segnale per tutti gli altri ragazzi. Chiaramente Pordenone deve cercare di crearsi qualche giocatore in casa, perché non bisogna essere, non si può pensare che squadre intere possono fungere da serbatoio per la nostra prima squadra, saremmo troppo bravi insomma, ed è complicato. Però se il segnale di 2-3 ragazzi all'anno possono far parte della prima squadra, penso che sia un punto che poche società in Italia possono fare in questa categoria. L'ulteriore soddisfazione è la convocazione di uno dei vostri ragazzi con la rappresentativa azzurra. Diciamo che le nazionali giovanili di Lega Pro hanno iniziato con Baruzzini Elia, il quale continua a essere convocato nell'Under 19, quindi ci fa anche questo un motivo di orgoglio dopo le presenze che ha fatto già in Lega Pro. L'altra cosa è ultimamente ci è arrivata la seconda convocazione per Alessandro Lovisa della classe 2001, addirittura con l'Under 17, quindi con
due anni sotto, insomma, e con la prospettiva di poter fare il torneo di arco. Questo, insomma, il contatto con mister Rigoni delle nazionali giovanili e la sua presenza qua al centro dei Marchi più di qualche volta negli ultimi due mesi ci fa ben sperare che stia anche occhiando anche altre situazioni, insomma, oltre a queste due. E ultima domanda, il prossimo, per gli appassionati che vogliono venire a vedere le giovanili, la prossima partita interessante da vedere che lei vuole consigliare? Ma insomma, i giovanili nazionali giocheranno qui in casa al Bruno De Marchi domenica alle 11 contro il Vicenza, e quindi c'è un bel pordenone Vicenza che secondo me merita di essere guardato, insomma. Sicuramente Cremona è città sportiva affascinante da tutti i punti di vista. Entrare in quello stadio si respira proprio un'aria particolare. Noi fortunatamente siamo arrivati concentrati, sereni ma concentrati. E questo ha fatto sì che, diciamo, la prestazione dei ragazzi è stata all'altezza. E siamo stati belli compatti. Non è stato facile assolutamente, perché sicuramente è una squadra attrezzata per il vertice, però insomma noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, avevamo preparato bene in settimana certi aspetti che abbiamo ritrovato poi in campo, e questo fa piacere perché c'è proprio questa unione di intenti e c'è questo insieme che sta andando, insomma, nel senso più giusto. Sì, può dire quali siano state le parole del mister prima di andare in campo, proprio le ultimissime? Ma sempre orientata alla nostra concentrazione, alla nostra serenità nel cercare di proporre il nostro calcio. Guai se in questi momenti anche di euforia che ci stanno intorno ci fanno perdere l'equilibrio, guai. Il mister è bravo in questo, i ragazzi ci seguono perché effettivamente c'è grossa umiltà nel lavoro e nel sacrificio sia in settimana che poi nella domenica. Ma sicuramente il loro potenziale offensivo è di primo grado, e quindi è sicuramente questo il punto di forza di quella squadra, ma tenendo conto che comunque tutto l'organico è un organico importante. E noi abbiamo cercato di lavorare su determinati dettagli, anche difensivi, e diciamo nel momento in cui siamo riusciti ad acquisire il risultato pieno, abbiamo lavorato oltre che per offendere, ma soprattutto per rimanere compatti e dare poche soluzioni in verticale all'avversario. Alla fine, insomma, una vittoria importante, Cittadella però rimane sempre lassù. A voi cambia qualcosa? Niente? Ma noi per fortuna abbiamo il Cittadella da poter guardare, poter inseguire, che insomma è sicuramente di stimolo. Ma a parte, insomma, la battuta, noi siamo concentrati una partita alla volta, questo è forse anche la nostra forza e la nostra, fra virgolette, incoscienza. Ci permette di rimanere sereni, soddisfatti di quello che stiamo portando avanti, stiamo acquisendo sicurezza su tutti i fronti, però non ci culliamo sugli allori assolutamente, anzi è motivo di orgoglio poter arrivare in ogni campo e poter cercare di esprimere il calcio che mister Tedino sta portando avanti. A questo punto, state anche le vittorie consecutive che avete, gli avversari come vi approcciano? Nel senso, notate la differenza tra inizio stagione e adesso oppure no? Boh, sicuramente adesso fa un altro effetto incontrarci. Per quanto ci riguarda invece no, noi, ripeto, non ci pensiamo. Noi ci pensiamo e siamo soddisfatti fino alla domenica alla mezzanotte, da lunedì mattina siamo già operativi per guardare quella dopo. Quindi a proposito di partita dopo, la prossima che partita sarà? È a Bolzano, su Tirol, è una partita bella tosta. Loro è una squadra che dal 9 gennaio non vince, e questo è un aspetto che, insomma, sicuramente ci mette un po' in allerta, perché l'ambiente sarà comunque carico e sarà una partita sicuramente gagliarda, anche perché mi sembra che il meteo non aiuti. Dovremmo farci trovare pronti, e sarà da usare la sciabola e un po' meno il fioretto, dovremo veramente essere bravi in questo, quindi cambiare pelle se serve cambiare pelle. Questa è una squadra che doveva essere nelle prime 5. Tulli sicuramente è un giocatore importante, di fantasia, crea superiorità, e Fink è il giocatore
a centrocampo veramente bello da vedere, no? Come calcisticamente parlando ovviamente, e quindi insomma è una squadra che è stata costruita per essere da vertice, quindi sarà dura, ma insomma noi cercheremo di lavorare per arrivare sicuramente pronti. È una squadra che ha un impianto di giocatori e un modo di giocare che farà molti punti, perché ha un fuoriclasse davanti e Brighenti. Ed è una squadra comunque molto pericolosa, che sta molto bene fisicamente. Quindi battere questa squadra qui per noi è stato un motivo di grande soddisfazione sotto aspetto tecnico, tattico e anche morale. Secondo me noi invece abbiamo fatto dei minuti del primo tempo molto importanti. Siamo riusciti a liberare tre quarti, siamo riusciti a muovere la palla con più velocità, e questo credo che l'abbiamo subito nel primo tempo. Poi nel secondo tempo la Cremonese ha avuto questo aspetto, diciamo, caratteriale, che ci ha messo lì. Abbiamo sofferto, ma sono le vittorie che in questo campo qui, se non soffri, non riesci a portarle a casa. Quindi la squadra secondo me è stata sempre compatta, non si è mai disunita. Credo che sul calcio di rigore di Stefani abbiamo sentito il profumo della vittoria, però il profumo delle volte non basta, bisogna avere anche la sostanza. La sostanza della squadra l'ha vista, anche quando un po' realizzare l'ostacolo, come si suol dire. Io credo che oggi abbiate avuto possibilità di capire quanto difficili siano tutte le partite, che fior fior di squadre pareggiano con squadre che sulla carta sono di minore valore, qualcuno che vince. Tutte le partite nascondono delle grandi insidie. Giocare a Renate non è semplice, ne ha fatto l'esperienza oggi da Rezzana. Sappiamo che è un campionato irto di difficoltà, e noi a ogni partita ci presentiamo con quello che secondo me piace un po' alla gente, cioè con entusiasmo, con volontà, con spirito di sacrificio. Ci aspettava una partita difficilissima domenica, ancora fuori casa, e calcolando il fatto che siamo durante la settimana con grandissime difficoltà di organico, perché l'organico non è tanto se c'è Tony, Francesco, Giuseppe, è tanto che durante la settimana ci siamo arrivati con 5-6 ragazzi della Beretti, che sono dei ragazzi meravigliosi, ma non hanno le qualità, l'intensità di altri giocatori che in questo momento stanno guardando dalla finestra le sorti di questa squadra. Mi piacerebbe sempre stare più alto e aggredire più alto, ma il sistema di gioco nostro in questo momento non ce lo consente. Il 4-3-2 è un sistema di gioco che privilegia i due vertici, ma scopre quelli che sono un po' gli esterni. Quindi andare ad attaccare i terzini per noi diventa difficile, stare più alti diventa difficile. Dobbiamo fare anche una scelta, però. Se vogliamo fare anche dei risultati, si passa sempre facendo di necessità virtù, e noi lo stiamo facendo molto bene. In questo momento, per quello che ha fatto finora, in 23 giornate, la squadra si è sempre disimpegnata in maniera superlativa dal punto di vista di squadra. I sistemi di gioco delle volte non ti fanno stare altissimi per essere così aggressivi, però è una squadra che fa fatica a mollare l'osso. È una squadra che in questo momento è fastidiosa per tutti, anche per le grandi squadre come la Cremonese. Sto bene fisicamente, perché è stato un periodo prima di Natale dove sono fatto, non so se il tempo, i cambi pesanti, però mi sto riprendendo. Vedo che ho il passo, riesco magari, cioè, a rincorrere dalla destra alla sinistra. E quindi, sai, comunque spendi tanto di energia, no? E vedo che comunque prima di dicembre soffrivo anche di crampi e tutto, e sono riuscito anche a passare questo step. E quindi è importante, quindi anche il fiato c'era, e magari anche a livello fisico mi sentivo un po'. Invece così ti dico la verità, sto bene. Cioè, lo vedo come una favola, un sogno, capito? Poi, bravo, le pressioni non ce ne sono. Noi esprimiamo il nostro calcio, ci proviamo in tutti i modi, perché se ci fai caso noi giochiamo anche in difficoltà la palla, no? Che
è importante, anche perché noi fisicamente rispetto a tante altre squadre magari facciamo più fatica, però il calcio quando gioca palla a terra ci possono essere anche quelli grandi che comunque fanno fatica. Questa è una cosa magari a nostro favore. Mi aspettavo comunque tantissimo bene, però arrivare a febbraio così a questo punto della classifica, cioè, veramente sono spiazzato, perché sinceramente era difficile pensarlo, cioè, no,